Il Signore ci presenta oggi la sua parola presentandoci una persona di primissimo piano, il grande profeta Geremia. Quando il profeta Geremia, il quale non si fa misteri sulle difficoltà che incontrerà, sui problemi che incombono su di lui, le persecuzioni con cui lo combattono, ma non ha timore perché il Signore è con lui. E Gesù ci dice proprio su questa linea: non temete, se il mondo vi odia, il mondo vi odia. Beh, veramente la nuova alleanza cominciò bene. La venuta di Gesù, che a un certo punto cominciò a far vedere i ciechi, a camminare gli storpi, a far udire i sordi, addirittura a risuscitare morti, e suscitò anche tanta simpatia, tanta ovazione, tanto entusiasmo nella gente. Eppure i suoi saranno dei Geremia, saranno delle persone che soffrono, delle persone che hanno da essere provate. Perché? Perché non c'è nessun discepolo superiore al maestro, e il maestro sarà odiato. La finale del maestro è la sorgerà, ma la croce attraverso cui. Ma possibile essere odiati sempre? Possibile che la Chiesa sia oggetto di odio? Ma non sarebbe il caso di entrare in dialogo, poter in qualche maniera andare d'accordo, aggiustarsi in qualche maniera, un po' di diplomazia? D'altra parte, quando si vede il mondo, i rapporti della Chiesa col mondo, ci si può anche compiacere, perché tanti valori evangelici sono entrati nel mondo. Voi pensate alla soppressione della pena di morte in tanti, il rispetto dei malati, il rispetto degli anziani, l'accoglienza dei profughi, la tanta carità che viene fatta. Ma il rischio di vedere, insomma, che questo mondo è in qualche maniera impermeato, e lo è, di Vangelo. Oh, ma quanto rimane ancora! Quanto rimane ancora. Certo, se noi vediamo oggi le cifre di questi giorni e vediamo che questi 200.000 morti per coronavirus ci preoccupano, ma i 13 milioni di bambini uccisi con l'aborto in questi primi 6 mesi di quest'anno, morti per alcolismo quest'anno. Cos'è questo? Questo è contro Vangelo, questa è mancanza di valori. Abbiamo l'assassinio che avviene sulla famiglia, sono più i divorzi che i matrimoni, sono più le libere convivenze che i matrimoni. Addirittura matrimoni omosessuali sono diventati diritti civili. Addirittura ci sono il Presidente del Consiglio, il quale si rifiuta di giurare, dice, ha detto di io non ho giurato sul Vangelo ma sulla Costituzione. È vero che la Costituzione poi cambia, quindi è molto più comodo. Vedete come se il Vangelo ha permeato nel mondo, però quanto rimane ancora da contare. Il rischio quindi di accomodarsi, in qualche maniera di fare un dialogo che è accomodamento della verità, è un rischio molto grave. Ci sono ancora le persecuzioni della Chiesa, per grazia di Dio ci sono ancora i martiri, coloro che danno la vita per la verità, che danno la vita per Cristo. E ricordiamo che la forma più alta della sequela di Cristo è il martirio. La Chiesa non c'è niente di più grande del martirio. La Chiesa non c'è grande del martirio. Posso fino alle lacrime. Ci fa pensare a tutti coloro per difendere il Vangelo e il fratello,
diventando forse sulla sottima. È vero che dobbiamo prepararci all'odio del mondo, ma anche avere la certezza di non temere, perché il Signore è buono.